Ecco qua, queste sono le palline pronte, fatte con l'impastatrice. Sono prodotte, diciamo, dal primo pomeriggio, poi vengono messe in queste cassette e sono pronte per l'utilizzo. Come vedete, qualche cassetta stasera è già andata e le altre andranno durante la serata. La ricetta, se non si può rivelare. Sicuramente tutte le nonne ponentine hanno la loro, scritta in qualche quaderno, appuntata su una lavagnetta, o forse ce l'hanno semplicemente in testa, perché è una ricetta tradizionale. Credo che non ce ne sia nemmeno una, ogni famiglia avrà la sua versione, il suo trucco, il segreto, il momento della giornata in cui è meglio prepararle, come tutte le ricette delle nonne. Questo è il secondo passaggio. Le palline che abbiamo visto prima vengono tirate dai nostri tiratori, possibilmente tutto a mano, con meno mosse possibili. Il gioco dei tiratori durante la serata è che allarga la focaccetta in meno tempo. E poi messe nell'olio bollente. Pochi minuti e sono pronte. Io ad esempio non sono molto brava a tirare, devo ammettere questo difetto. Anna Maria ad esempio, che vediamo qua, lei è molto brava a tirare. E si cerca di non appiattirla su un piano, ma di tirarla con le mani in modo che sia areata il più possibile. E poi chi le farcisce ha la sua idea sulla dimensione, quindi diciamo che la serata è tutta un dibattito. La focaccetta è tirata bene, è fritta troppo, è fritta poco, è tonda o non lo è abbastanza. È un gioco anche quello e ognuno ha il suo modo di tirare la focaccetta. La frittura è il penultimo passaggio prima della farcitura. Anche qui nulla di particolarmente complicato, basta avere voglia di soffrire un po'. Qua siamo quasi arrivati alla consegna, le focaccette sono quasi pronte, vengono messe in questo contenitore e poi le nostre ragazze le farciscono. È un passaggio divertente, a me questo lavoro ad esempio piace moltissimo, però noi farciamo un sacco di focaccette in una serata, mediamente in un giorno feriale un migliaio, e tante di più nei festivi, nei weekend. Quindi dopo un po' hai dei dubbi anche su cosa sia lo stracchino quando te lo chiamano. Guardandole dall'esterno sembrano le focaccette di Crevari. Hanno proprio la stessa faccia. E in effetti devo dire che stanno andando bene, vengono apprezzate, però probabilmente io sono di parte, bisogna assaggiare. Buonissime! Buona certezza! È la prima volta che le assaggiate? No, da anni. Sempre comunque ti sento un'ansia. Ma sono come quelle di Crevari? Sono diverse da quelle degli anni scorsi? No. Io non le ho mai mangiate, però sono come gli altri anni, sempre ottime, meritano sempre. È buona, ma manca un po' di stracchino. Molto buone. Ma è la prima volta che le assaggia? L'anno scorso, quelle di Crevari che assaggiate. Molto buone, soprattutto a fichi e salame. Era migliore. È la prima volta che le prova? No, tutti gli anni. Tappa vista. Una domanda, ma sono come quelle di Crevari? Non le ho mai provate quelle di Crevari. L'altro giorno era più dolce. Tutti gli anni, due o tre volte. Sono come quelle di Crevari? No. Sono strepitose, sono troppo buone. Quella della Nutella ve le consiglio. Ma sono come quelle di Crevari?